buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Insomma, bella piena di lunedì sera, è veramente grazie. Questo scontro fra nord e sud, che è un'altra dei leitmotiv del nostro cinema. Il tentativo era quello di non dare un giudizio di merito, non dire in città ci stanno i cattivi, in campagna è buono, in città si vive bene o male e nel paese. Era semplicemente metterli vicino con le loro differenze, con le loro peculiarità e probabilmente con un bisogno e una necessità incrociata ognuno dell'altro. Ognuno di noi ha delle grandi occasioni che non riesce a vedere, no? Questo riguarda soprattutto il personaggio interpretato da Sabina Impacciatore, cerca l'amore e poi l'amore c'era lì accanto da sempre. Ma è un tema appunto raccontato dal personaggio del Pacciatore, ma molto comune, e a volte ci costruiamo un alibi, cerchiamo la cosa più lontana, la cosa più difficile, perché probabilmente se non riusciamo ad averla abbiamo un alibi o una giustificazione. Però probabilmente a volte il sondare quello che ci sta intorno potrebbe portare appunto delle scoperte. Ripeto, sia in campo lavorativo che in campo affettivo, una donna dove comunque aveva accanto un uomo che probabilmente l'avrebbe potuta rendere felice, ma per partito preso, comunque per l'idea di non poter trovare accanto ma di dover andare fuori, non l'aveva mai vista. Questo scontro fra nord e sud, che è un'altra dei leitmotiv del nostro cinema. Sì, in realtà il pensiero era veramente a due mondi diversi, e volutamente ho cercato di evitare gli stereotipi nord-sud, insomma, abbastanza raccontati. Io stesso ci ho fatto un film, insomma, gli esordi, il Tantesimo Napoletano. Il tentativo era quello di non dare un giudizio di merito, non dire in città ci stanno i cattivi, in campagna è buono, in città si vive bene o male e nel paese. Era semplicemente metterli vicino con le loro differenze, con le loro peculiarità e probabilmente con un bisogno e una necessità incrociata ognuno dell'altro. Una cosa che mi è stata criticata da i salentini, ovviamente, quindi da una piccola parte, che nel Salento non si parla barese ma si parla salentino, che è molto diverso dal barese, però non sapevano parlare salentino gli attori, quindi insomma sarebbe stata una forzatura, perché paradossalmente è più difficile parlare una lingua simile, cioè pugliese, barese e salentino sono comunque due dialetti pugliesi, che cambiare completamente. Tutti i tuoi film, correggimi se sbaglio, nascono da una tua scrittura, da un tuo soggetto, quindi poi da una tua sceneggiatura, quindi oltre a dirigere i film li scrivi anche. E c'è un desiderio, una voglia di realizzare anche dei film che nascano da altre teste? Ma sì, in realtà tutti i film io li scrivo da soli, completamente da solo, alcuni di più maturi, con altri sceneggiatori, altri, insomma, però c'è sempre il mio impegno in scrittura in prima persona, e devo dire c'è un forte desiderio di scrivere, di girare film scritti da altre persone, o tratti magari da romanzi, quindi c'è anche l'interesse di mettere in scena fantasie di altre persone, storie scritte da altre persone. Paolo, perché il Festival delle Cerase? No, perché è la quarta volta che vengo ed è un festival fatto col cuore, cioè quando vengo qua sento la voglia di cinema, il piacere del cinema, una platea sempre attenta, è piacevole, ripeto, questo lavoro è per il pubblico e qui c'è il pubblico che uno vorrebbe, qui c'è solo il film è la cosa più importante, il pubblico ama il cinema, è curioso, fa domande sensate, ogni volta sono sempre andato via con una sensazione piacevole, quindi vengo ogni anno volentieri a presentare i miei film. E quindi viva il Festival delle Cerate! E quindi viva il Festival delle Cerate!